altre scale, l'ineffabile Salvatore, felicissimo di fare le scale. Cammina all'ombra, ineffabile, perché voi dovete sapere che l'ineffabile è tipo mozzarella in vernici, mozzarì light. Qui i bambini giocano. Allora, siamo in questa piazza, adesso ve la mostro a modo mio, come piace a me. Place des Arts, piazza degli artisti, bellissima, vuota, cioè praticamente non c'è niente, però è bella, non lo so. Agente 00 Marco, guardate come bravo, mo cadeva pure. Comunque è bellissimo, la piazza è stupenda. Allora, lasciamo Place des Arts e andiamo, davanti a me stanno due bambine col letto da fuori, va bene, e andiamo all'Eurezoo, che dovrebbe essere, io inquadro qua il muro per non inquadrare le bimbe, andiamo all'Eurezoo, ovvero la città sotterranea. Come Mosè apri le acque, Marco attraversò le fontane. Questa piazza, non lo so, mi affascina anche questo palazzo rosso, ma mi affascinano quei tre palazzi lì, quattro. Questo è sempre Place des Arts. Allora, qualcosa ci dice che da qui si entra al Réseau, ovvero la Montréal sotterranea. Qualcosa mi dice che questo sia le Réseau, a quanto pare un enorme centro commerciale sotterraneo, fatto di gallerie che si collegano l'une alle altre, che collegano negozi, bar, ristoranti, teatri, cinema, c'è di tutto. Questa è solo una parte, ovviamente. Allora, c'è una nuova area del Réseau, ed è enorme, è altissima. Skateboard, come si chiamano, gli skateboarder? Gli skater. Siamo usciti da Montreal sotterranea, ci stiamo facendo un pezzetto a piedi fuori per entrare al centro Eaton, che fa parte sempre di Montreal sotterranea. Queste sono le fermate degli autobus chiuse per quando d'inverno fa freddo, tanto freddo. Allora, è Babbo Natale. Ecco l'inaffidabile, vabbè non fa niente, l'ineffabile Salvatore. Siamo nel parchetto della cattedrale di St. Patrick. Ecco il parchetto. Santo patrono di quale regione d'Europa? L'Irlanda. Ed ecco San Patrizio, che ovviamente vedrete meglio fra un pochino. Ha una cupola con un crocifisso sopra e delle vetrate stupende. Ed ecco la porta adornata di fiori. Percorrendo la navata centrale abbiamo questo po' di roba, tanta roba, tanta roba. Lo sapete, a me piacciono questi. Allora, guardandola davanti non pensereste che fosse così bella, invece è veramente uno spettacolo.
sennò li buttano sotto a chi voglia incendi. Stiamo finalmente andando al centro Hilton, siamo al Reso che si sta piacendo, è ineffabile. Allora, dov'è l'ineffabile? Siamo al St. Riton, non ci sta piacendo per nulla e comunque ci sono un sacco di lavori ovunque e la piazza più bella non siamo riusciti a vederla. In onore di Laura, vi faccio vedere questa cascatella. Siamo per strada, tra la gente, finalmente. Donna in tacchi, si chiamano donna con tacchi. Siamo in questa bellissima piazza che adesso scopriremo come si chiama. E guardate, guardate qui. Dorchester Square. Come si chiama? Dorchester Square. Dorchester Square. Abbiamo detto che si chiama Dorchester Square. Facciamo il ponticello. Questa è la piazza di Dorchester Square. Ok, dietro di noi, dietro di me il ponte con le scale, con due ragazze molto simpatiche. I grattacieli, di qua l'altro ponte. E qui il monumento con tanto di grattacielo. Allora, io e Salvatore, che è qui alla mia sinistra, vieni Sallino. Allora, io e Salvatore notavamo che qui la cannabis va alla stragrande, vero Sal? Sì, sì, annusa dappertutto. Vero, ineffabile? Yeah. Ero caputo, caputo, qualcuno sta fuori. Ecco qua. Allora, ecco la Basilica Maria Regina del Mondo, gentilmente tradotto da Salvatore. Marie Reine du Monde. Eccola qui. Con tanto di grattacielo accanto. Non voglio entrare qua, ma l'ineffabile sì, io no. E qua stiamo uscendo. Questo è San Marco. Allora, dove siamo? La Rue Saint-Germain. E quindi dove stiamo andando? Stiamo andando verso la Basilica di Notre Dame. Yeah. Da qui alla sinistra che c'è anche Chinatown. Questo è il cavallo e guardate qui che bello questo scorcio di Montreal. Siamo a Rue Notre Dame. Questa strada è bellissima e qui ragazzi abbiamo questo bellissimo orologio. Alle nostre spalle dietro c'è Notre Dame. Eccola Notre Dame nel suo splendore. È la statua di un uomo con il suo cagnolino, ma la peculiarità è il naso. Allora, stiamo percorrendo Rue Saint-Paul, che è dietro Notre Dame. E devi alzare la voce o non ti sentono? Si sente, si sente. Per esempio qui alla destra di Salvatore c'è un bellissimo palazzo. Questo qua. Sento pure io. Siamo nei pressi del porto, non ancora al vecchio porto, che dovrebbe essere in fondo davanti a noi. In fondo al mare. Laggiù. Allora stiamo percorrendo Rue Saint-Paul. Guardate purtroppo i lavori, stiamo camminando su delle tavole di legno. Stiamo andando in direzione Place Jacques Cartier. Il nostro pro di Marco, che non è alla guida. Allora, questa è la via che stiamo percorrendo, piena di negozi di souvenir. No, no problem. No problem. Thanks. E tuo ragazzo era molto simpatico. Noi prima stavamo lì. Siamo arrivati alla piazza, che è stupenda. Qua si può mangiare, si può fare. C'è anche un bel cagnetto. Ci sono bancarelle. Lì nascosta c'è la ruota panoramica. Il porto. Questa è Saint-Paul, Rue Saint-Paul, la strada che abbiamo percorso, e questa è la piazza Jacques Cartier. Molto bella. E proprio viva, bellissima, colorata, allegra, piena di bancarelle, negozietti. Ragazzi, guardate che bella la stradina dietro di me.
piena di fiori. Avvolta negli alberi, ecco la City Hall di Montréal, veramente bella. E si trova a Place Jacques Cartier. Place Jacques Cartier, colui che ha dato il nome a Montréal, l'abbiamo detto prima. Bellissima. Questa è tutta la zona intorno dove stavamo prima. È un po' una piazza degli artisti come la nostra piazza Navona. Guardate che bella. Guardate l'uccellino. Allora, siamo all'Old Port. Questo nuovo dispositivo tecnologico è una figata, cioè io vedo tutto finalmente. Guardate, posso fare tutti i giri e viene tutto benissimo. Allora, qua è l'Old Port e noi stiamo andando alla ruota panoramica, che è esattamente lì. Ecco, eccomi di nuovo qui. Salvatore comincia ad avere fame. Eccolo. Mamma mia, con questa cosa si possono fare dei video bellissimi. E viene anche Salvatore. Veniamo entrambi benissimo. Girati, girati, girati senza cadere. Gira, 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 gira. Noi stiamo andando lì, alla ruota panoramica, quella lì. Allora, ecco cosa vedo in questo momento, lo condivido con voi, ma soprattutto voglio farvi vedere la zona dedicata ai bambini con i gonfiabili e qui tutta una serie di bancarelle con il ponte che porta poi alla ruota panoramica, che è la zipline. Quella è la zipline, quella rossa. Capito cos'è? No, non so cosa sia. Io ho scoperto questo nuovo aggeggio, adesso non smetterò più di fare video. Si chiama cellulare. Ma è un cellulare bellissimo. Guardate che inquadratura! Oddio, non ci posso credere. Allora, praticamente da quella torre là, la zipline che diceva Salvatore, la gente si butta da qui seguendo, non so se si vedono i fili, e arriva fino alla fine. Eccolo! Per quanto bella la ruota panoramica, abbiamo preferito non farla per una questione di tempo, vero Sal? Ed economica, perché costa $25. Anche alla sinistra che c'è anche Chinatown. Ok, quindi vediamo la porta. Il portone. Quello che abbiamo visto ieri sera. Due. Ok. Del leone, dono della Repubblica Cinese, popolare cinese, sancisce l'inizio di Chinatown di Montréal. I leoni sono due, così come sono due le porte, questa è qua giù, con altrettanti due leoni davanti e due leoni dietro. Aia, aia, oddio, oddio, aiuto! Siamo di nuovo al village, è la nostra ultima sera qui a Montréal. E per l'occasione siamo ritornati al village. I couldn't tell you in a while. Where did you get them at a pet store? Gatti e topi. Someone gave me a rat. Quando il gatto c'è, i topi mangiano. Okay. E il gatto non mangia. No. They stay with me. È l'ultima notte nella gay street di Montréal. Facciamo un ultimo giro, poi andiamo a vedere uno spettacolo di cabaret. Allora, guardate che belli i rainbow, sono sempre allegri. Stiamo per attraversare la parte verde, guardate quanta gente. Stasera c'è più gente. E anche prima. È vero, sì. Uomo di cultura va alla mostra. Una mostra sull'inclusività. L'artista è lui. E qui alcuni ritratti delle drag più famose. Manila Luzon.
giardin di Via Melenni, si chiama. Ma io ci sono, io mi vedo. Sì. Dietro di noi sta suonando ancora Sandy di Uperval. Ciao Sandy. Questo è il tuo nuovo singolo. Sfonderà, sfonderà. Chi lo sa. E adesso continuiamo a fare i nostri giri al village. Come si dice? Yeah. Yeah. Speak in Deutsch. L'ora del cruciverbone. Orizzontale o verticale? Allora, stasera abbiamo fatto quasi le ore piccole. Domani ci aspetta un lungo viaggio. Dobbiamo destinazione Toronto. Però prima abbiamo una sosta molto carina da fare. È interessante. E impegnativa anche. Sì. Va bene, noi salutiamo stasera Montreal e ci vediamo domani per la prossima tappa. Ciao! Ciao!